Il muro che forse era l'inizio del canale che portava l'acqua alla Mola Nuova è emerso adesso molto più chiaramente nei suoi dettagli. Qui c'è per esempio anche un muro di contrafforte, sembra. E tra l'altro, a terra, la piena fotografia, materiali che impedivano di vedere queste lastre di arenarie o calcaree, non sono in grado di dire, che potevano essere la copertura del canale. Che io ricordi ce n'era una sola, che è quella che sto incontrando adesso, e adesso ce ne sono tre qui sotto. E a 3-2 andando verso la cascata, probabilmente sotto ce ne sono ancora altre. Devono essere recuperate. Bisogna cominciare a creare un luogo di raccolta di tutte le pietre recuperate. Io ne conosco un altro paio che ormai sono probabilmente sotto la ghiaia ed erano molto interessanti perché portavano la scalanatura come diciamo, di un luogo dove si alzava e si abbassava una paratia, probabilmente pure era l'inizio proprio del canale che poteva essere chiuso e aperto. Ci vorrebbe veramente la sovrintendenza perché cominciasse pure a pensare che anche l'archeologia industriale è importante, questa roba del Settecento che va conservata come tutto gli altri. E invece questo qua, questa è una vasca di più di un metro, questa è messa adesso. Il salice che è caduto ma si regge ancora perché uno dei suoi rami lo sorregge, è bellissimo, per me questo andrebbe sostenuto in modo che possa rimanere sempre più in sicurezza. E qui c'è questo bellissimo fontano che esce da una regione, adesso senza foglie, e che è una specie abbastanza diffusa lungo le sponde di questo fiume. Si sente ancora odore di fondi, mi piacerebbe capire se c'è un'altra pietra. Le solite plastiche per raccogliere,
scavato parecchio lì, eh? Ha ridotto, si è mangiato una parte della sponda destra, ha portato via la testa di mucca. Qui praticamente è riempita per buona parte da quelle radici di albero, il materiale che si è accumulato sotto, a questo punto basta proprio chiudere, è fantastico. Di me un airone va.